Amicini, un bacio. Oggi Samira vuole raccontarvi una storia che troverete poi la relativa scheda e risponderete alle domande. Mi raccomando, per rispondere alle domande bisogna riprendere nella risposta la domanda. Come vi ho insegnato, lasciamo la parola a Samira. Vi leggerò la storia della volpe. Volpe distratta era caduta in un pozzo ed era rimasta intrappolata. Le pareti erano troppo alte e scivolose e lei non riusciva più a uscire. A un tratto si avvicinò al bordo del pozzo un caprone assetato. La volpe colse al volo l'occasione e chiamò il caprone e gli disse: «Amico mio, scendi anche tu, qui l'acqua è fresca e abbondante e potrai dissetarti». Il caprone, convinto dalle parole della volpe, saltò nel pozzo. Allora la volpe si appoggiò sulle sue alte corna e riuscì ad uscire, lasciando intrappolato al suo posto l'ingenuo caprone. Ciao bimbi, spero che vi sia piaciuta questa storia di questa volpe così furba. Alla prossima! Un bacio cuoricini da me e da Lulu e buon lavoro! Ciao, saluto un po' Lulu! Ciao!